All'ASL di Salerno si è insediato questa mattina il commissario straordinario Mario Iervolino. La sua nomina è giunta dalla Regione Campania dopo l'incarico ad Antonio Giordano all'azienda Due dei Colli di Napoli. Ma non è l'unica novità. Infatti la Giunta Campana ha nominato come subcommissario con funzioni sanitarie Vincenzo D'Amato e subcommissario con funzioni amministrative Germano Perito. Il solco che ha già dettato il dottore Giordano. Con il Presidente abbiamo fatto il punto della situazione su quelle che possono essere, che sono le criticità del territorio. È un territorio, come voi sapete, molto vasto. Io ci impiegherò tutta la mia professionalità e tutto il mio sacrificio rispetto a questa situazione. E quali sono le principali criticità? Le principali criticità sono sicuramente il personale, il numero di personale inferiore rispetto al fabbisogno che c'è in Regione Campania. Noi abbiamo 8.000 persone in meno per il piano di rientro, cerchiamo di recuperare almeno su quello che ha già fatto il dottore Giordano e quello che riuscirò a fare io, anche se dobbiamo andare a comprare dei servizi esterni per recuperare un po' di assistenza per i pazienti. Il rapporto con il Ruggi sarà sicuramente un rapporto di collaborazione piena. Oltretutto il direttore generale del Ruggi è un amico e un collega da sempre, quindi non c'è problema nel recuperare questo tipo di rapporto. Ho fatto per 13 anni direttore del Dipartimento Ospedaliero della Napoli 1, quindi governare 10 ospedali della Napoli 1 non è una cosa molto molto semplice. Quindi questa esperienza la metto a disposizione, questa cosa, per cercare di riorganizzare e dare il meglio rispetto a questa cosa.